Un leone e una leonessa sono stati là, accovacciati sulla tomba, per molto tempo. Dopo che tu sei andata via, la terra intorno alla tomba è stata spianata. C'è una specie di terrazza. Credo che questo spiazzo sia un posto molto gradito ai leoni. Dallassù possono vedere tutta la pianura e le loro prede. A Dennis questo piacerà molto. L'aereo parte a mezzogiorno e io devo prenderlo. Holly, ma è impossibile. Non è che io abbia intenzione di correre dietro a Cosè, oh no. Per ciò che mi riguarda, Cosè è il futuro presidente di un bel niente. Ma in fondo perché dovrei rimetterci anche un viaggio? E poi non ci sono mai stata in Brasile. Oh, ti prego, tesoro, non guardarmi in quel modo. Partirò e non c'è altro da dire. Del resto, che vogliono da me? Che io faccia da testimone d'accusa contro Sally. Nessuno ha la minima intenzione di incriminarmi. E comunque non hanno alcuna prova seria. Oh, senti, io ho una regola di ferro. Non andrei a letto neanche con Cristoforo Colombo il primo giorno. Ma mi hai presa per una che va con tutti. No, e poi quella tattica che hai usato con me, se volevi farti dire di no, non potevi studiarla meglio. Stai saggiando, eh? Niente male questa. Sai chi stai saggiando? Non me. Tu vuoi scoprire quello che tu provi. E io che ci faccio? Ma perché mi dovrei buttare nelle tue braccia? Una cura per la tua salute, con un tipo di cui non so neppure che lo rode. Io ti ho raccontato praticamente la storia della mia vita. E tu che cosa mi dici? Meno che niente. Oh mio Dio. Sei bellissima. Dammi il cappotto, dammi. Sì. No. Ma pensa, erano tutti qui, sono andati via ora. Rimarranno malissimo quando sapranno che sei arrivato. Bentornato a casa. Sai, speravo... Anzi, mi sono anche detta, vedrai che Michael torna con Nick. No. Hai saputo niente di lui? Niente. Ha disertato, è tutto quello che sappiamo. Non mi ha mai scritto, non mi ha mai telefonato. Forse non eri in casa. Già, forse. Ma allora non ti potrò avere. Ma perché non ti posso avere? Dimmelo! Perché tu spingi troppo. Non abbiamo neanche il tempo di goderci un po' la vita. Ma se spingo così è perché voglio che le cose vadano meglio. E voglio rendere noi migliori, voglio rendere te migliore. Ne viene fuori un inferno, ma io devo continuare a farlo finché tu non sarai quella cosa perfetta che puoi e vuoi diventare. Ci sono tre uomini, lui è uno di loro. E credono che io abbia $250,000 che appartengono a loro. Dov'è quel denaro? Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé. E credono che lo abbia lasciato a te. Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno. Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi. Ti aiuterò, fidati di me. Chi veramente mi preoccupa sei tu. Io? Sì, comincio a chiedermi se sei capace di divertirti un po'. Perché? Perché mi piace portare i guanti d'inverno? No, perché non c'è spirito d'avventura in te. E poi ti manca completamente il senso dell'umorismo. Ecco, giovedì, per esempio, non hai voluto camminare a piedi nudi con me nel parco. Perché no? Capirai, c'erano 8 gradi sotto zero. Precisamente. È molto logico, sensatissimo, ma non è divertente. Piedino, presto, vieni qua. Guarda, un albero stella. È bellissimo. Dove stiamo andando? Ci sono molti alberi così. La valle incantata è piena di cibo come questo. Più di quanto tu non possa riuscire a mangiarne, e di acqua fresca e dissetante, più di quanto tu ne possa bere. È un posto meraviglioso, fantastico, dove potremmo vivere felici con gli altri della nostra specie. Mio marito ha portato i ragazzi alla fiera annuale dell'Illinois. Mia figlia ha un vitello in concorso. Quanti anni? Quasi un anno e mezzo. No, dicevo, i ragazzi. Oh, Michael 17 e Carolyn 16. Beh, è bello avere dei figli. Già, non sono più bambini ormai. Io sono una di quelle che hanno paura dei cambiamenti, credo. Non direi proprio. Perché dici così? Beh, dall'Italia all'Iowa è un bel cambiamento. Ah, sì, ma Richard era lì con l'esercito americano. E lo conobbi quando io abitavo a Napoli. Non sapevo assolutamente niente dell'Iowa. Dio Simon che non intendo approvare la scelta della ragazza per il servizio brasiliano. Io l'ho chiesta pulita, atletica, sorridente. Me l'hanno mandata sciatta, mosce con la pancia. E rispondi sì per la festa di Michael Kors. L'autista mi accompagnerà alle 9:30 e mi riprenderà alle 9:45 precise. 9:45. Poi chiama Natalia alla Glorious Foods e dille di no. Per la 40ª volta no. Non voglio la da qua, voglio delle torte con ripieno di composto di rabarbaro. Chiama il mio ex marito e ricordagli la riunione stasera con l'insegnante alla Dalton. Chiedo la luna per caso. No. Non credo. Ah, e poi ho bisogno di vedere tutte le cose che Nigel ha tirato fuori
preparare per la seconda prova di copertina con Winnock. C'è un motivo per cui hai smesso di leggere Belsham? Vi chiedo scusa. Bada come ti comporti. Un giorno avrai bisogno di me, allora ti pentirai dei tuoi modi. Zia March, grazie per questo impiego e per le vostre premure, ma io intendo farmi strada nel mondo da sola. No, no, nessuno fa strada nel mondo da solo. Io non direi. E specie una donna, ti dovrai sposare bene. Voi non siete sposata, zia March. Ma che c'entra? Io sono ricca.